Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Oggi stiamo celebrando, penso alle carissime, una messa votiva in onore della Madonna, dal titolo Maria Vergine, sostegno e difesa della nostra fede. È una messa molto bella, dove durante le preghiere che si recitano nelle varie parti della messa, sentiremo invocare appunto la Madonna, Maria Santissima, come colei che è il sostegno e la difesa della nostra fede. Cosa significano queste due parole? Sapete che il sostegno è qualcosa su cui si appoggia una realtà. D'accordo? Io adesso sto qui sopra, perché sto sopra la buona, cioè vedi qui sopra, questo mi sta sostenendo in piedi. Cosa vuol dire che la Madonna è sostegno della nostra fede? Vuol dire che se la fede ci avete un sostegno, vuol dire che qualche volta può traballare, può vacillare, può essere messa in crisi. Possiamo in certi momenti dubitare. D'accordo? Vi ricordate quando San Pietro, Gesù lo chiamò a camminare sulle acque, no? Fino a quando ha guardato Gesù, ha camminato veramente sul mare, poi a un certo punto dice: ma che succede? E ha cominciato ad affondare, no? Questo è un fatto successo che ci fa comprendere come possiamo entrare in crisi, perché la nostra fede è soggetta a delle prove, a volte molto molto forti. Sembra che il Signore si nasconda in certi momenti della nostra esistenza, sembra che il Signore non intervenga. Vi ricordate quell'altro giorno del Vangelo, no? Quando tutti quanti, espressioni simbolici, c'era la tempesta e Gesù dormiva. Vediamo il Signore: oh, ma che fai, dormi? Lo svegliano tutti, no? Ecco, allora la nostra fede è soggetta a degli attacchi, perché la fede non l'abbiamo tutti quanti ricevuta durante il sacramento del battesimo. Però pensate a molte persone adulte, chi è oggi che ha una fede forte? Molte persone la fede l'hanno completamente perduta, quindi abbiamo bisogno di chi ci aiuti a conservarla e a mantenerla, di chi ci renda forti nella fede e perseveranti nella fede. La Madonna questo lo è, perché la Madonna quanta fede ha avuto nella sua vita? Ha cominciato con l'Annunciazione, cioè sforziamoci di immaginarci, un angelo che ti dice: tu sarai incinta per opera dello Spirito Santo, tu ci credi? Ecco la cena del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Ha cominciato così, e al termine della vita di Gesù, quando Gesù era morto, e morto l'hanno consegnato nelle braccia della Madonna, e la Madonna stessa l'ha portato al sepolcro, era facile secondo noi credere fermamente che sarebbe risorto, senza dubitare, nonostante che avessero visto, visto morire in quel modo orrendo, cioè Gesù era riconoscibile quando era morto. Ha detto che risorgerà, il terzo giorno risorgerà, era un po' presto da prima a vederlo, ma è l'unica che ci ha creduto fino alla fine. Quindi la nostra fede, che è il patrimonio più importante che noi abbiamo, ha bisogno della difesa della Madonna per non vacillare. Attenzione però, oltre che sostegno, è anche difesa della fede, perché la nostra fede non soltanto possiamo perderla o possiamo vacillare o dubitare, potremmo anche, come dire, stravolgere la nostra fede, avere una fede un pochino strana. Voi sapete che noi abbiamo la fede che si chiama divina e cattolica, che abbraccia tutte quante le verità di fede che Dio ci ha in persona rivelato e che la Santa Chiesa ci trasmette. D'accordo? Non è facile credere bene. Quanta gente anche tra i fedeli, io la chiamo, si è fatta una fede un po' a sua immagine e somiglianza, una fede fai da te, oggi sono stati tutti colori, d'accordo? C'è chi non crede che esista il diavolo, c'è chi non crede che esista l'inferno, c'è chi non crede nella Chiesa, c'è chi non crede nel Papa, c'è chi non crede nei preti, quindi ci stanno di tutte e di più le variabili possibili. Allora, la fede cattolica è una, le verità di fede sono tante. Io non posso dire: bene, io credo in Cristo, però non credo nella virginità della Madonna, oppure sì, io credo in Cristo, però nel Papa io non ci credo, non lo voglio, oppure io credo in Cristo, però l'inferno non esiste. No, cioè la fede è composta di tutte le verità di fede divina e cattolica, e se uno ne manca o ne stravolge una sola, perde la comunione con la
la Chiesa. Ed è sempre forte la cruce. Pensate alle cose che riguardano il peccato. Quanta gente oggi si è rifatto una morale sua, personale, cioè anche dinanzi a cose che è stato sempre insegnato che sono peccati o peccati gravi, oggi si pensa che non ci sia niente di male. Capite? Pensare che non ci sia niente di male in una cosa che invece è peccato grave agli occhi di Dio vuol dire aver perso la connessione con la vera fede, perché è la rivelazione, è Dio che ci dice questo è bene e questo è male. Noi lo dobbiamo accogliere e riconoscere, non abbiamo il potere di dire secondo me sì o secondo me no. Ecco, la Madonna ci vuole in queste due aree molto problematiche, a non perdere la fede, a non dubitare e soprattutto a conservare la fede integra, perché ogni e ciascuna verità di fede è importante, deve essere da noi creduta e vissuta. E gli attacchi che oggi riceviamo sono tantissimi, non ci vuole neanche il diavolo, perché oggi noi viviamo in un mondo che le verità della fede si sono messe quasi tutte sotto i piedi, capite? E quindi noi corriamo il rischio di assorbire una certa mentalità che ormai di cristiano non c'è più niente, pur essendo noi comunque credenti. Dobbiamo fare molta attenzione, abbiamo bisogno per questo di essere aiutati. La Madonna, per il cammino, diceva San Giovanni Paolo II, straordinario di fede che ha vissuto e che ha sempre creduto, che è sempre rimasta salda, è necessaria perché noi la fede non la perdiamo, non la inquiniamo, non la alteriamo, la conserviamo sempre intatta e viviamo la nostra vita cristiana coerentemente con ciò che la fede ci insegna. Così chiediamo alla Madonna in questa Santa Messa, certi che la non mancherà di adempiere a questo suo incarico a favore dei fedeli. Siamo lodati Gesù e Maria.